Gita premio alle grotte di Castelcivita per 50 cittadini virtuosi di Baronissi, vincitori del concorso L'isola che ti premia. Sono stati premiati gli utenti che hanno conferito all'isola ecologica plastica, vetro, carta, alluminio, ingombranti ed apparecchiature. Un'iniziativa congiunta tra amministrazioni locali per incentivare la salvaguardia dell'ambiente e valorizzare l'ecoturismo. L'iniziativa si inserisce nel protocollo d'intesa siglato tra i due enti comunali di Baronissi e Castelcivita lo scorso dicembre del 2023. Questo è un bellissimo risultato al quale siamo arrivati nel tempo, non solo grazie all'operato messo in campo dall'amministrazione e dagli uffici, ma soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini che sono parte attiva di un risultato così grande e così importante. E per questo l'amministrazione comunale ha inteso premiare appunto i cittadini più virtuosi organizzando per la giornata di oggi una bellissima gita alle grotte di Castelcivita. Di questo diciamo grazie sia al sindaco del comune di Castelcivita, Civita, al presidente delle grotte che ci ha ospitato oggi. Questa bellissima iniziativa parte appunto da un protocollo d'intesa e da un progetto culturale tra il comune di Baronissi e il comune di Castelcivita che intende proprio valorizzare e far conoscere quelle che sono le bellezze artistiche e culturali dei nostri territori. Abbiamo inteso instaurare un rapporto di partenariato con il comune di Baronissi, sottoscritto qualche mese fa con il sindaco Gianfranco Variante, ed oggi ne cogliamo i risultati con l'accoglienza qui di un gruppo di cittadini, di baronissi, di cittadini virtuosi. Abbiamo con grande partecipazione da parte della nostra amministrazione accolto l'iniziativa che ci vede coinvolti in questo progetto legato all'ambiente e alla raccolta differenziata, e abbiamo con la società Grotte che gestisce il nostro sito dato la possibilità al comune di Baronissi, ma innanzitutto ai cittadini di Baronissi, di poter prendere visione e quindi partecipare a quella che è l'escursione qui nel nostro comune, quindi alla visita guidata nelle nostre grotte e quindi successivamente a quello che è la visita nel nostro borgo antico su in paese. Che Baronissi sia un modello dal punto di vista della raccolta differenziata ormai lo si sa, Legambiente la premia da oltre 20 anni come comune riciclone, ma l'elemento ulteriore oltre ad una isola ecologica che funziona a meraviglia e che restituisce ai cittadini più virtuosi anche in termini economici parte degli sforzi realizzati per ottimizzare la raccolta differenziata, lo sappiamo ormai tutti, ma l'iniziativa di oggi, vale a dire una gita premio per 50 cittadini del comune di Baronissi, è un ulteriore passo in avanti, perché Baronissi ancora una volta apre un cammino verso l'economia, oltre che economia circolare, io direi di turismo sostenibile, di turismo legato alle buone pratiche in campo ambientale.